Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video un po' diverso, non voglio farvi il solito pippone in cui vi dico cosa penso del Conte di Montecristo, perché mi è piaciuto, di cosa parlo e quant'altro, perché rischierei di scendere veramente in banalità, non valorizzarlo a dovere, di non riuscire a far cogliere a tutti la bellezza di questo libro. Perciò ho pensato bene di provare invece a convincervi a leggerlo perché è un libro che secondo me vale davvero la pena di essere letto perché è un tassello importante nella vita delle persone ed è un libro che davvero vale la pena di essere letto, più di molti altri libri, più di molti altri classici. Questo è proprio il classico dei classici che tutti devono aver letto. Perciò vi darò 5 motivi più uno per leggerlo. Partiamo subito. Allora, Il Conte di Montecristo è famosissimo, è un libro che è stato scritto da Alexandre Dumas padre, ed è frutto di una collaborazione. Infatti, questa storia è stata scritta come inserzione di un giornale, il Journal des Debats, nel 1884. La pubblicazione è iniziata in quel periodo e usciva periodicamente un capitolo alla volta di questa storia. Molto in breve, qual è la trama, anche se tutti la conoscono? La storia parla di Edmond Dantès e racconta della sua storia, di come viene tradito da quelli che lui crede essere amici suoi, che lo fanno rinchiudere in prigione il giorno del suo matrimonio. Quando uscirà di prigione, ovviamente, lui ritorna al paese natio e vede un po' qual è la situazione, ovviamente sapendo chi è stato a sbatterlo in prigione ingiustamente e quindi andando a cercare vendetta. E un romanzo spettacolare, gente, è bellissimo. E i motivi per cui io voglio invogliarvi a leggerlo sono questi. Innanzitutto, è un libro molto semplice da leggere. Essendo che è stato pubblicato gradualmente su una rivista, i vari capitoli presenti all'interno del libro sono capitoli davvero molto brevi. Non sono mai superiori alle 6 pagine, forse un capitolo o massimo due hanno superato le 6 pagine, però sono molto brevi e molto concisi, quindi è molto facile leggerne un po', staccarsi e poi riprenderlo facilmente. Il secondo motivo è che spesso si sbaglia l'edizione su cui leggerlo. Ci sono molte edizioni che ti invogliano quasi a leggerlo. Io per prima ne ho sperimentate due prima di trovare quella definitiva. Una me la ricordo ancora, era un'edizione di Gente, una rivista di gossip che praticamente per l'estate aveva stampato un tot di libri classici in una carta veramente strana, tipo la carta da spiaggia la chiamavano, che era praticamente carta veramente brutta e riciclata, che serviva un po' da carta straccia nel caso si bagnasse al mare e quant'altro. E lì mi ricordo che lo stavo comunque leggendo, me lo stavo comunque assaporando, ma Poi sono passata all'edizione Burr, l'edizione più tremenda che ci possa essere. Fa delle edizioni un po' strane, nel senso, la prima edizione che aveva fatto era un'edizione non integrale, poi finalmente ha fatto quella integrale, ma l'ha fatta con un materiale veramente strano, con una carta talmente sottile che a parte che è difficile da sfogliare, ma poi si intravede tutto ciò che c'è dietro, quindi ti fa saltare i nervi, non ti riesce a far leggere in tutta serenità un romanzo del genere. Io personalmente poi ho trovato un'edizione spettacolare, meravigliosa, perfetta, che è questa qui. Mondadori è vecchia, lo so, sono le edizioni nere, un cofanetto con i due libricini, molto leggero tra l'altro, maneggevole, non è scritto neanche troppo in piccolo ed è perfetto da portare in giro. Questa è l'edizione delle Einaudi, a mio parere sono le migliori, le più riposanti e quelle che ti incoraggiano più facilmente a leggerlo senza troppi problemi, anche perché Il Conte di Montecristo è comunque un romanzo molto molto grande, molto molto ingombrante, quindi anche l'edizione fa la sua parte, anche l'edizione ti incoraggia o meno a leggerlo. Se avete intenzione di leggerlo prima o poi, un consiglio grosso poi che vi voglio dare, ed è il mio terzo consiglio, è quello di guardare prima magari un film, una trasposizione cinematografica, perché vi aiuta a prendere confidenza con la storia. Essendo una storia molto complessa, essendo una storia molto articolata, piena di personaggi, piena di cose in generale, avere già un'infarinatura della storia
vi rende la lettura molto più scorrevole. Inoltre, confonderete meno i personaggi e per di più è divertente anche trovare le differenze tra la carta e la pellicola, quindi andrete alla ricerca di quei dettagli che nel film non sono stati riportati. Giocherete con l'immaginazione nelle scene appunto che non ci sono nel film, a ricrearvele in testa con i personaggi che avete visto, quindi comunque è un gioco carino da fare che secondo me potrebbe invogliarvi un po' di più a entrare un po' nella storia e apprezzarla di più. È un libro che insegna tanto, ogni aneddoto, ogni cosa che accade all'interno di questo romanzo porta a un insegnamento che si può tranquillamente adattare alla vita di tutti i giorni. Non so come spiegarlo, però offre tante perle, ma tante, veramente tante, e vi dà proprio un insegnamento, anzi tanti insegnamenti, ed è un libro che appunto ha tanto da offrire, quindi un motivo importante per leggere soprattutto questo. Anche tante cose sono riscontrabili tra l'altro nella vita di tutti i giorni, tante riflessioni. Questo è un libro che praticamente sottolineerete costantemente perché è proprio fatto bene, insegna veramente tanto, condividerete tantissime cose. Altro motivo per cui io vi consiglierei di leggerlo è che il protagonista Edmond Dantès è un protagonista veramente veramente affascinante. Resterete stregati dal suo modo di fare, stregati dal suo modo di essere, di ragionare, dalla sua cultura, quella che si farà, da tante tante cose che vi faranno amare, quasi innamorarvi perdutamente di questo personaggio, e da cui si potrebbe anche trarre spunto, chi lo sa. Però davvero è un personaggio incredibile che non si vede da nessuna parte, nessun classico ha riportato mai un personaggio così affascinante. Ultimo motivo, ma non meno importante, è un libro che scorre benissimo. A differenza di tanti classici, che sono effettivamente dei polpettoni, che hanno una scrittura un po' arcaica, un po' arretrata, che si soffermano su cose veramente inutili a volte, questo è un libro che non si sofferma su cose inutili. La scrittura è molto, la prosa è molto leggera, molto semplice, molto scorrevole, appunto, e va proprio a raccontare quello che serve, cioè nonostante Dumas non abbia il dono della sintesi, non si perde mai in frivolezze e cose inutili, ma racconta proprio la storia così com'è. Ad ogni capitolo accade sempre qualcosa, ad ogni capitolo non ci si annoia, che è la parte più bella secondo me, che è quello che si cerca di un libro in fin dei conti. Bene, questi sono stati i miei consigli, i motivi per cui secondo me Il Conte di Montecristo andrebbe letto e quindi dei motivi per invitarvi a leggerlo. Perché vi invito e non ve ne parlo io? Perché è un libro che veramente, letto ad ogni fascia d'età, trasmette qualcosa di diverso, e provare a raccontare un libro del genere è una cosa veramente difficile. Stimo chi ci riesce, ma non è così semplice, è un libro veramente che ha tanto da raccontare al di là della sua storia e che non mi basterebbe un video di ore per poterne parlare. Quindi forse è molto meglio provare a farlo leggere a voi, a farvi avventurare in questo nuovo libro per farvi capire che razza di perla storica abbiamo tra le mani e che meraviglia di racconto che penso non si troverà da nessuna parte. Qualcuno ci avrà provato, saranno solo delle mere copiature, perché non credo esisterà mai un romanzo come Il Conte di Montecristo. Grazie ancora per avermi ascoltata. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo magari di mettermi un like, vi chiedo di seguirmi e iscrivervi. Ho anche delle pagine social, ho Instagram e Facebook, dove sono molto attiva. Su Instagram in particolare vi aggiorno ogni giorno sulla mia vita, sulle mie letture e ci teniamo tanta compagnia. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata e buone letture.